Questo è stato veramente ben organizzato, location incredibile, perciò facciamo un mega applauso agli organizzatori del Malpaga. Oltretutto, serata posso dire non facilissima perché c'è Rock for Emergency vicino. Adesso qualcuno dice, cazzo, c'è il Rock for Emergency, sono qua. Porca troia. Grazie per essere venuti qui! All'insegna del metallo e dell'artista! Allora, adesso vi andiamo a fare invece un pezzo serio. Un po' di casteggio, ma adesso invece... Andiamo a fare una cosa seria. Forse uno dei pochi pezzi seri che abbiamo fatto. Questo è un brano che parla di una problematica molto seria. Mi metto fermo così che fa le luci. Grazie. Facciamo un applauso che fa le luci. I tecnici non vengono mai ringraziati abbastanza. Ma come mi spegni? Ha fatto lo scherzone. Allora, questo è un brano che parla di una problematica che riguarda soprattutto i più giovani, ma non solo i più giovani. E la problematica è questa sorta di dipendenza dei social media, soprattutto Instagram, TikTok. Instagram lo uso molto, TikTok no, perché mi sento un pedofilo se solo aprirlo mi dico no, cazzo faccio. Però invece è una problematica molto grossa per i ragazzi, soprattutto questo bisogno di avere tanti follower, tanti likes, no? Ci si sente un po', no? Incompleti un po'. Noi per fortuna ci frega quasi un cazzo. Ci frega? Ma perché il personale oggigiorno abbiamo bisogno di tanti follower, se no i promoter dicono ah, oh, ma non gli caga nessuno. Allora voglio fare un giochino. Vediamo un po'. Arrivo, ragazzi. Sono proprio un boomer, totale. Vediamo un po' la pagina dei Trick or Treat. Quanti follow? Com'è la pagina dei Trick or Treat? Parto bene. Trick or Treat underscore official. Trick or Treat underscore, ma sono ubriaco. Official. Allora abbiamo 14.750 follower. Pensavo meno, ieri erano meno, ok? Non controllo spesso, ma ieri erano meno. Allora ragazzi, se vi è piaciuto il concerto, prima della fine, abbiamo ancora due o tre canzoni, prima della fine andate, seguite i Trick or Treat, poi dopo invece quando siamo nei camerini, tra tutti quelli che ci seguiranno stasera, sceglieremo un vincitore o una vincitrice, probabilmente una vincitrice. E il premio sarà il fatto che invieremo delle foto private, ok? A scelta vostra, piedi. Se chiedete cose un po' spinte, mandiamo di Leo, perché è l'unico presentabile. Dove sei? Okay. Io questa battuta qua la faccio sempre durante l'ultimo tour europeo, sono arrivate delle cose incredibili, non Piselli, roba. Soprattutto a Piselli, non so. Però io sono contento perché quando comunque, cioè, è comunque una fetta di pubblico. Poi non si sa mai, cioè, magari poi ci viene a piacere. Io non ho mai provato, perché se poi provi ti piace, guardo te, perché dovremmo suonare. Ok, basta, bando alle ciance, questa si titola Queen of Lakes, applauso!